CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. Ancora la buona giornata ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del notiziario locale qui da Radio CBSN. Scontro tra un pullman STP con una ventina di studenti a bordo e una bisarca è accaduto giovedì pomeriggio sulla strada Brindisi-San Vito de' Normanni. Dopo lo scontro l'autobus ha travolto anche un veicolo che, a quanto si apprende, era in fase di discesa dalla bisarca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, per tutti solo tanta paura. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia municipale sanvitese, che hanno operato per diverse ore per la ricostruzione delle cause che hanno provocato il sinistro. Il traffico ha subito grossi rallentamenti, i carabinieri si sono occupati della viabilità, il personale di una ditta si è occupato della bonifica e della messa in sicurezza dell'asfalto. Rinviate a giudizio tre persone e l'imprenditore Massimo Ferrarese nel procedimento che mira a individuare le responsabilità per la morte di un 49enne, Franco Mastrovito. L'uomo perse la vita mentre lavorava il 26 gennaio 2021, appunto a causa del crollo di un capannone situato in contrada a Ieni, nei pressi della provinciale San Michele San Vito. I reati ipotizzati: omicidio colposo e lesioni personali. Il crollo, oltre a causare la morte dell'operaio, causò il grave ferimento di altri 5 operai. Sul posto arrivarono i vigili del fuoco, i sanitari del 118, personale special della ASL di Brindisi, i carabinieri di San Michele e della compagnia di San Vito. Si è insediata nel pomeriggio di giovedì a Carovigno la consulta per la disabilità. L'istituzione è avvenuta dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento per l'istituzione del garante e della consulta, appunto, della disabilità. Il garante nominato dal sindaco Lanzillotti è Vincenzo Donadeo, atleta non vedente carovignese. Nella prima riunione della consulta sono stati eletti gli organi collegiali. Alla presidenza è stato indicato Giovanni Monna della Croce Rossa di Carovigno, il vice Franco Valente dell'Atletica Carovigno. Periodo di festività natalizie, quindi ci occupiamo e segnaliamo alcuni appuntamenti. Il Barocco Festival, edizione in winter, concerto con l'ensemble Il Soffio dell'Otre, diretto da Nico Berardi, per questa sera alle ore 18 nel complesso rupestre delle grotte di San Biagio. E ricordiamo che i brani tratti dalle varie tradizioni italiane e straniere, in particolare pugliesi, è una pastorale scritta da Leonardo Leo. Il Natale dei bambini a Mesagne, dalle ore 18:30 sul piazzale della chiesa di San Giovanni Paolo II, con tante irresistibili attrazioni per i più piccoli come giocoleria, cantastorie e trampolieri. A San Michele invece, sempre stasera alle 20, nella chiesa di San Michele Arcangelo, il concerto dell'orchestra Giovanni XXIII dal titolo Auguri e Musica, con il coro delle classi quinte della scuola primaria. Ci spostiamo a Ceglie, nell'atrio del Castello Ducale, dalle 18 alle 22, i mercati della terra dell'Alto Salento targati Slow Food. Dopo la tappa di San Vito, questo secondo evento con protagonisti numerosi espositori provenienti da tutta la Puglia. Nel corso della serata, un evento dedicato al biscotto celiese dal titolo Rilanciamo il biscotto celiese, presidio Slow Food. La serata sarà poi animata da artisti di strada e un concerto di Natale. Ci spostiamo a Latiano. Il comune ha attivato il Lab Christmas Camp, presentazione questa sera alle 18 nel Teatro Olmi. Un viaggio intorno al mondo alla scoperta del Natale. E poi c'è il secondo appuntamento con Babbo Natale al Palazzo, con tombolata, proiezione di un film e food in Vico Gioberti. E siamo allo sport, il campionato di prima categoria che ha anticipato ieri alcune gare con questi risultati: Latiano Noci 1-2, Putignano Mottola 1-0, Rinascita Rutiglianese Crispiano 5-0, Fasano Castellana 6-1, Statte Martina 1-0 e Giovani Crios La Terza 4-0.
questa giornata si conclude questa sera alle 19 e vedrà in campo nello stadio di Francavilla Fontana il derby tra il Villa Castelli e l'Unione Sportiva San Vito. Ricordo che questa edizione è possibile riascoltarla anche in podcast sul canale YouTube Apulia Radio TV. È tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Vi do appuntamento alle prossime edizioni alle ore 20 questa sera. A tutti grazie per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui apuliawebtv.it.